Allora, quello che vi presento è quello che noi chiamiamo design sistemico, cioè che è un complesso di relazioni che crea un nuovo modello economico produttivo, però lo si capisce man mano che si va avanti. Ritengo che la cosa migliore sia capire da dove partiamo. Di qui noi riusciamo a capire le situazioni attuali e anche future. Questo è il nostro mondo. Però questo è il mondo, come si trasforma il nostro mondo in base all'importazione di cibo. Non lo aspettavate, quindi ecco perché torno indietro. Guardate Africa, guardate Sud America, guardate Giappone, quella cosettina, una bluettina piccola, e quel violentino lì con la Francia, con l'Italia di mezzo. Ecco qua. Vi rendete conto che cosa vuol dire importare, però questo di conseguenza porta altre cose, però non è finito lì perché il mondo non è soltanto in questo senso, è anche in quest'altro senso. E quindi cominciate a capire come certe nazioni che prima non comparivano, adesso compaiono e sono in modo più larghe. Queste che non sono tutte allo stesso livello, c'è una parte che produce di più, ma c'è anche un'altra parte che è l'Europa, che in maniera abbastanza stupida esporta e importa contemporaneamente, il che vuol dire che c'è un qualche cosa che non funziona. In base a queste tre diapositive vi rendete conto di tutti i problemi che ci sono in mondo, perché nascono i problemi di logistica, i problemi di logistica vuol dire problemi di trasporto, CO2, autostrade del mare, il mare non ha autostrade, però sono autostrade del mare, autostrade del cielo, e avanti in questo senso. Se ci vogliamo attaccare ai problemi che ci stanno toccando tutti i giorni come amministratore, ce l'abbiamo, ma anche come cittadini, profughi, lo capite, perché andando avanti in questo passo non abbiamo soltanto i profughi di guerra, avremo tra poco i profughi ambientali. E quindi è tutto un cambiamento radicale. È tutto che io ho i piedi qui, però la mia bocca sta mangiando le cose da un'altra parte. Quel blu là è Giappone, che in realtà è questo. Allora, queste trasformazioni, nessuno, c'è un proverbio che la medicina è sempre più bella, ecco, è lì. E tutto quanto, capite bene su cosa è formata l'economia, su che cosa si basa l'economia, e non si basa solo su un fatto quantitativo e che prende da un'altra parte. È sempre tutto a disposizione. Mi sembra che sia questa le basi di tutte le problematiche. E se andiamo a vedere il modello produttivo, le risorse servono per produrre, man mano che si produce però io ottengo anche scarto che diventa o in atmosfera oppure lo scarto di aria oppure solido e che va in discarica. Ma non è finito lì perché il prodotto che arriva sul mercato a fine vita ecco dove va a finire in discarica. Quindi questa è la finalità di tutto questo sistema produttivo, cioè tutto quello che si produce va alla fine in discarica. Ma c'è ancora un altro approfondimento da fare, è che il 100% delle risorse, dei prodotti entro l'80-60-80% e lo scarto è il 20%. Nessuno, visto che ci sono degli imprenditori, ma sono dei cittadini, lo sappiamo, che il prodotto entra questa parte, questo non pagano le industrie che producono, questo lo paghiamo nella bolletta di tutti i mesi perché la discarica è a carico di tutti i cittadini. Quindi è capire tutti questi scompensi che non sono corretti, quindi è un'economia che si basa su delle finzioni sempre di più, come anche l'economia che noi non ci rendiamo conto perché sono partito dalla trasformazione del mondo, perché è esattamente da questo punto. Se apro un po', tolgo un po' di rimbombo, magari vi faccio un'esercizio, se avete poi freddo, caldo, non dite, se
questo è un modo per rappresentare in maniera sintetica come il sistema produttivo. Lo si può anche rappresentare in questo modo, in cui quella pallina gialla in mezzo è l'attività che di un qualunque imprenditore, e questa attività si basa, devo prendere le risorse, sì, è quello che dicevo prima, ma dove lo prendo? Non è che io chieda alle singoli produttori, mi interfaccio con una piattaforma di logistica, la quale si interfaccia con tutte altre produzioni. E soprattutto questa attività, oltre a interfacciarsi con questo, rete idrica, rete elettrica, idrica e rifiuti, li vedete, sono molto grossi. Perché non, questo signore non ha dialogo, non ha possibilità di discussione con queste palle. Deve seguire, perché sono i compoli che definiscono un prezzo, e questo qui non fa altro che... E voi dite, ah, quel prodotto sono libero. No, che il prodotto di dialogo è di nuovo con un'altra piattaforma di logistica, e adesso ritroviamo nel mondo come vi ho fatto vedere prima. Questo dice molto chiaramente che se c'è la necessità di affrontare in un'altra maniera un po' tutte queste cose, quindi bisogna cercare di rifare i progetti e i processi produttivi, ma non è soltanto disegnare un oggetto, ma è ripensare i flussi di materia e di energia che fluiscono da un sistema o altro. Prima vi ho fatto vedere come una cosa genera delle altre, vi ho fatto vedere le trasformazioni di una importazione e di esportazione, vuol dire tutti i flussi di materia, di energia, di spostamenti, di questo genere. Allora sono i flussi che progettare, avere la percezione della progettazione di queste cose che dà la possibilità di poter cambiare, cioè per avere una capacità di gestione. E quindi vuol dire che l'output di un sistema deve essere input di un altro. È una linea guida semplicissima, ma che sconvolge tutto, perché è il rapporto relazionale che un sistema ha con gli altri. Questa è la linea base su cui si fonda il sistema naturale, il pianeta nel quale noi viviamo. Il pianeta nel quale noi viviamo è composto da 5 reti, che sono batteri, funghi, alghe, vegetali e animali. Noi siamo tra gli animali. E i flussi che fluiscono l'uno all'altro danno l'alimentazione uno con l'altro. Non esistono scarti, esiste solo l'output di un sistema che diventa input di un altro. Siamo noi che abbiamo dato, noi umani, o recentemente abbiamo dato nell'industrializzazione, abbiamo dato il valore a materia, e quindi la materia di base, che si dice vergine, non so perché, ha un prezzo, poi c'è una materia seconda, ne ha un altro, una materia terza ne ha un altro, una materia quarta ne ha un altro. Tutti quanti pensiamo che il petrolio sia una materia vergine, e non lo è, la trasformazione per milioni di anni di foreste. Quindi è un assurdo questo nostro approccio sulle tematiche. I 5 regni della natura, nessuno guarda a quello che guardano tutti, a quello che c'è a disposizione, non guardano se è auto di uno o che cos'è, è un qualcosa che mi serve. E quindi non esiste rifiuto, ma esiste quello che io adesso vi dico, è output di un sistema diventa input di un altro. Non input output, output, che vuol dire quello che esce da un sistema può essere input per un altro. Noi consideriamo l'output di un sistema uno prodotto che quel sistema produce, ma anche quello che avanza dalla produzione di quella determinata attività. Questo deve essere input per un altro sistema. Se è fatto in questo modo, capite bene che comincia a essere proprio, è molto semplice, molto chiaro da definire, ma sconvolge tutto quanto. Vediamo quindi cosa vuol dire, prima vi ho fatto vedere il sistema, quindi cominciamo a parlare di risorse, e cominciamo a parlare di risorse non che cosa c'è, il telefono, mando un fax, mail, ma comincia a guardare attorno, dove sono? Sono qua, comincia a guardarmi attorno a me. Allora, le risorse vanno a una produzione, che la produzione genera un prodotto,
e genera un output. Allora, il prodotto è fatto per una comunità, la comunità vive in un sistema naturale che è anche in un contesto territoriale, e questi tre sono fortemente in relazione l'uno con l'altro. Vedete come da quello di prima, che era tum, conseguenziale, quello che noi chiamiamo lineare, che comincia ad essere che produco per una comunità, questa comunità vive in un sistema che è in un contesto. Vedete queste triangolazioni, che vuol dire che tutti e tre devono esistere. Se cambia, se questo qui fa delle cose che nuoce agli altri, il sistema comincia a cambiare. Quindi comincia a capire i dinamismi, ecco, perché parlo di sistemi di uno che va contando i flussi. Ma soprattutto poi, se andiamo a vedere l'output, se diventa input di un altro produzione, che funzionano su un altro, le trasformazioni. Se le consideriamo delle trasformazioni, l'input va a un'altra trasformazione, ma lo stesso input entra in un contesto territoriale e la produzione e trasformazione, vedete, un'altra triangolazione. Vedete come questo, qualunque cosa, è correlata l'una con l'altra, e qui lo stesso è correlata l'una con l'altra. Vedete che comincia a costruirsi non più una linea diritta, ma un sistema, un po' la differenza tra un filo e un tessuto. Il filo, col filo non mi posso coprire, col tessuto mi copro, perché il tessuto delle coerenze tra i vari fili è molto più resiliente ed è molto più forte, perché i rapporti l'uno con l'altro danno più forza a tutto il sistema. E soprattutto vedete che nascono queste cose, ma ecco che cosa viene in ricaduta: c'è una tendenza di risoluzione. In questo caso non esistono più dei rifiuti, o perlomeno decisamente meno, e quindi tutto il sistema muove in un altro modo. Per rappresentarlo con le palle, l'abbiamo fatto anche con delle palline, l'abbiamo fatto reale noi, l'ho fatto con gli studenti, per far capire questa differenza. Ecco, questo è quanto capite benissimo che questo è molto più leggero dell'altro. Questo lo potete, ho fatto la prova con gli studenti, a trasportare, ecco, lo metto sullo stesso piano. Se io dovessi trasportare queste cose qua, l'unica cosa che mi lega sono delle cose molto sottili, diventa difficile tenere. Questo qui ci gioco quasi. Molto leggero, tutto è in relazione, e quindi cominciate a capire le differenze. Qui nasce una competizione, di là nasce la collaborazione per ottenere un risultato di studio. Sono cose che sembrano stupidissime, però hanno una ricaduta sul modello e sui valori, perché eccoli qua le ricadute: lineare e sistemico. Soprattutto ci si basa sulla globalizzazione, sull'uso e getta, ci si identifica nel prodotto, e l'economia si ottiene con competizione sulla quantità. L'economia è concorrenziale, ma io faccio economia con la quantità di prodotti che riesco a vendere, e non mi occupo di altro se non questo. Capite bene che questo è un po' un linguaggio, se guardate bene nell'economia. Sfondo un mercato, elimino la concorrenza, quello che succede, linguaggio vendita, perché no? Allora, noi diciamo che è più tazza, io non penso proprio. Guardate dall'altra parte, ci si basa che l'output, cioè quello che non serve a me, è interessante a lei, quello che non serve a lei, serve a lui. Capite che cominciamo a relazionarsi con un dato. E allora che cosa vuol dire? Abbiamo una visione. Condividiamo delle qualità di materia, di risorse, che ce l'abbiamo tutti quanti, mentre di qua la ricchezza è nei beni che possediamo, qui è nel benessere che ognuno ha e nella condivisione che si ha con gli altri. Non sono un prete, non sono un predicatore, sono un professore universitario. E capite che mentre qui l'identità è nel prodotto, l'identità qui è nel territorio, perché? All'inizio le risorse del territorio, quindi guardo il territorio in cui sono e
mi relaziono con gli altri. Di qui nascono tutti i vari proverbi, mogli moglie, così cuoio, tutte queste cose, dicevo prima, l'altro proverbio. Questa è un'economia relazionale, perché è quella mettersi in relazione uno con l'altro. Capite bene quando la differenza tra economia concorrenziale e questa economia che noi suggeriamo, che una si basa su quello che io ho, il potere che io ho, lo esprimo nei confronti degli altri. L'economia relazionale, il fatto che ci siamo tutti insieme, il fatto che io siamo connessi con l'uno con l'altro. E quindi tutti quanti danno il loro piccolo, ma tutti quanti stanno bene, perché hanno una forza gli uni con gli altri. Immaginate di tornare indietro a questa situazione. Immaginate di togliere uno stecchetto di questi qua, bam, cade tutto un sistema. Togliete lo stecchetto di questo, succede quasi niente. Il sistema è autopoietico, cioè si auto-ritrova un equilibrio. Quindi vuol dire che diventa molto più resiliente. Crisi non esiste, esiste una crisi se piove, se grandina o se succedono dei fatti. Però tutti quanti siamo nello stesso, sullo stesso livello e quindi ci si aiuta gli uni con gli altri. Ecco. È una cosa di questo genere, un po' per farvi capire. Cerco di dirlo molto semplice, ma non è semplicistico. Semplice non vuol dire semplicistico. Semplice vuol dire una cosa è chiara, è limpida e tutti quanti la possono capire. Che poi non la facciamo, è un altro discorso. Però io ho imparato che negli anni con gli studenti io non devo dire tu devi fare così. Io discuto con loro, non dico cosa fare, cioè con loro analizziamo l'attività come oggi, ne sottolineiamo tutte le problematiche e vedendo le problematiche e approfondendo le problematiche loro capiscono le cose che non devono fare, ma le cose che devono fare. E allora capite che nasce un'altra cosa, non è che gli si dia una macchinetta con cui fare le cose, uno strumentino con cui fare le cose, è una consapevolezza di affrontare le problematiche. E per fortuna gli studenti non hanno tutti quei vincoli sociali e culturali che invece ci sono nella società. Vivono all'interno di una società che è fatta in un certo modo, però li capiscono molto bene che non funzionano. E quindi se si riesce a capire in questo modo, automaticamente nasce un fare che fa nascere un modo diverso di agire, un modo diverso di relazionarmi con gli altri. Quindi, ritornando su queste cose, allora il design sistemico, come vedete, si basa su questo principio, quindi emissioni zero, output di un sistema e input di un altro. Io picchio molto su queste cose. Ma quali sono le conseguenze se io faccio una cosa di questo genere? Se immaginate quelle due schemi a palla che mi faccio entrare sul territorio, per lei, come sindaco dice, metto nel mio territorio questo sistema o quest'altro, quali sono le ricadute? Infatti, l'output di un sistema, capite benissimo che il territorio è valorizzato, se ho delle attività che prendono, guardano sul territorio, utilizzano delle risorse del territorio, sono legati con delle altre attività nel territorio, capite bene che tutti quanti, l'uno guarda l'altro e tutti quanti nel fare collettivo influiscono sul territorio in maniera positiva. Non c'è bisogno di dire faccio delle leggi in questo modo, perché tutti quanti ci vediamo bene. Oggi non abbiamo questa percezione, perché ognuno è avulso da tutto il resto, ognuno guarda la propria interesse, quindi c'è un egoismo, una potenza nel guardare gli altri. Ah, io sono meglio di te, io ho più soldi di te, cioè è un fatto quantitativo, non che sono in rapporto qualitativo con gli altri. Ma non si ferma lì, perché se io i sistemi sono in questo modo, io ho dei prodotti e dei servizi sostenibili, io non ho bisogno di insegnarmi, perché è l'attività stessa che mi genera, ma nello stesso tempo ho anche una comunità coesa. Ecco, come una cosa molto semplice, quasi banale, genera tutto questo cambiamento. In un ente o da qualunque parte, bisogna condividere delle cose. C'è una maggioranza, c'è un'opposizione,
che, ma ci sono delle persone che si lanciano dei messaggi, si cerca di far sì che questi messaggi siano capiti da tutti, quando le persone li capiscono, automaticamente non esiste più maggioranza e minoranza, nasce una condivisione di obiettivi, perché è una comunità che si vuole riconoscere in certe situazioni. Poi le dinamiche come sono oggi sono un po' più collegate al lineare che ci serve. Allora, questa è la base di tutto, perché su questo nascono un po' tutte le altre cose. Se volete approfondire c'è un mio libro sia in italiano che in inglese. Ma io andrei avanti per dire, dato che ho parlato di output di un sistema che ha delle ricadute su un territorio, allora dico, ma il territorio ha delle potenzialità e secondo me è il complesso delle relazioni che crea una nuova generazione di imprenditori. Una nuova generazione di imprenditori perché sono persone che ragionano in un'altra maniera, non ragionano sui soldi che ho in tasca, ragiono su quello che ho intorno, le persone che ho intorno e capisco come poter coinvolgere loro e coinvolgere anche la mia vita e la loro vita, poterla avere assieme. Se volete avere dei dati, andate a vedere i dati, dei modi di voi per ricordarli, perché in questo momento magari dite ok, tutto bene, poi quando vado a casa dice va. Allora, avete la possibilità di dare system design, punto pulito, tutto it, ci sono metodologia, dei casi studio e altro. Però io ritengo che potenzialità del territorio sia veramente una cosa importante, lo vedrete. Com'è la realtà oggi? La realtà oggi imprenditoriale è questa. Vi lascio solo riflettere un attimo per vedere queste quantità. Perché sia i decisori politici che economici, secondo me, pur avendo i dati, non agiscono in relazione ai dati che esistono, non agiscono in relazione alla realtà. Perché questa è la realtà. Allora, vedete dei numeri. Questi che vedete, micro vuol dire sono micro imprese, vuol dire al di sotto delle 10 persone. Piccolo vuol dire imprese piccole al di sotto delle 50 persone. Medie sotto alle 250 persone, grandi, over questa cosa. Le percentuali che ci sono, questa sono il numero di imprese. Quello esterno. L'interno è l'EBIT, cioè il giro d'affari di una nazione. E c'è la maledetta, non lo so, Fornero, quando sono state fatte delle indicazioni per quanto riguardava i personaggi, si sono andate a vedere le grandi imprese. E sono 22% di una nazione. E gli altri 78 cosa fanno? Cinghia, mangiare. Oppure quando mi si parla di piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese. Le micro cassano fuori. Sono 45% e sono il 94,6% delle imprese che esistono in Italia. Allora, la proposta che io ho fatto è sbagliato fare PMI. Perché arrivo fino a qui, ma io non posso mettere una media che sta tra 50 e 250, perché questo qui, guarda quello là, e non mi importa minimamente di tutto il resto, mentre micro e piccole in qualche modo hanno gli stessi obiettivi. E micro e piccole, quindi 94, già da sole sono una maggioranza, qualunque persona che vorrebbe avere una maggioranza di questo genere. Però questa maggioranza, il 94, se aggiungo questo arriviamo al 99,4%. E praticamente tutti. Sono 4 milioni di imprese di tutti. Queste di qua? 23.000. Ma qual è il problema? Che quando un presidente di micro e piccole imprese va a incontrare un decisore, sia economico che politico, va là e ti dice
suoi problemi. L'altro lo guarda e dice, va bene, faremo qualche cosa. Punto. Ma se si va a un grande, che è lo 0,1%, e va a incontrare un decisore politico-economico, quel signore lì non rappresenta gli altri, rappresenta se stesso. E quindi il suo portafoglio ce l'ha con sé. Ecco la lobby, diversa. Qui una lobby di tipo economico, qui invece una pressione politica che nessuno considera. Guardate che questi sono dei dati che potete dire tirati fuori dal Ministero dello Sviluppo Economico. E dico, ma se avete questi dati, siete cattivi a fare le politiche che stanno facendo a livello nazionale e che si guarda i grandi. Certo che se quando un grande quando chiude sono migliaia di persone o centinaia di persone che non hanno lavoro. Questi qui, c'è una voce sui grandi sud, una voce a Pinerolo, un'altra voce là, li sento. No, se sono vicino lo sento, ma se non sono vicino non lo sento. Ecco il vero problema. Però questi svolgono un'attività fondamentale. E se lo vedete, per esempio, su una città, lo capite molto bene, e sovente un decisore politico decide di trasformare un'area che oggi non è, non funziona, che cosa si mette? Un bel centro commerciale o una cosiddetta CDO. Perché? Perché subito bam 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 scuce un mare di soldi immediatamente, però immediatamente dal giorno in cui apre, uno dopo l'altro, tutte le micro aziende, uno dopo l'altro chiudono e si desertifica il tessuto della città. Come si apre un centro commerciale è una cosa che succede. Se conoscete Torino è una cosa allucinante, cioè, se si dice c'è il Palazzo del Lavoro, lo facciamo un centro commerciale. Il motore d'oro, facciamo un centro commerciale perché non sappiamo cosa fare. Cioè, vuol dire che non capiamo esattamente cosa. Perché se vado a mettere un centro commerciale lì, ammazzo tutto quello che c'è attorno. A Palazzo del Lavoro si è ammazzato tutto quello che c'è attorno. Se avete visto per esempio il museo Atrefitto, sapete dove è il Parco d'Ora, c'è già la gigante, adesso stanno prendendo le loro spine e l'Ido. Cosa faranno quei commercianti che sono lì dentro? Non ce ne sono già di loro, però si sì, ulteriormente distruggeranno delle economie. Ma soprattutto, se io incentivo qui dentro, se io faccio, essendo questi 4.000, questi 23.000, immaginate se io devo agire per eliminare delle problematiche di disoccupazione, io devo favorire una persona, te lo dico, sono immediatamente 4 milioni. Di qua, medie grandi, io devo fare 200 l'uno. Capite lo sforzo che è completamente diverso? Capite che sono due cose completamente diverse. Qui devo agire in un modo, qui devo agire in un altro. È un pochettino come un chirurgo che rientra su un tessuto, su una microcircolazione, va, taglia tutto, mi mette delle, mi cambia le articolazioni, invece di farle minute, micro, me le fa grandi. Mi fa stupendo, mi fa morire subito. O se alle grandi gli mettono una cosa piccola. È un imbuto, è normale. Allora bisogna, e quello che noi diciamo, MPI. Poi medie e poi grandi. Questa è una cosa che cambia radicalmente. Perché piccole e medie non possono mettere queste. Perché motivo? Perché se vado a vedere i valori caratteristici dell'impresa, per farlo un po' più corto così potete anche vedere da dove sono, la differenza tra una grande e una piccola, la medie grande tendenzialmente delocano, cioè vanno a cercare dei posti dove si pagano meno tasse, costa meno la manodopera e diventa tutto molto più facile il rapporto con il governo locale. Ma non sono per niente interessati sulla manodopera, devo poi avere una manodopera che costi niente. Ecco perché si dice in Cina, una volta era così, adesso sono delle altre situazioni. Ma dato che queste cose si basano su una borsa valore, nel momento in cui una borsa valore, come vedete, adesso Volkswagen hanno fatto quello che hanno fatto, bam, gli è crollato il titolo di 22%. La borsa della Cina un po' di tempo fa
non cresce più a due cifre, non so, più al 7%, giù e tutte le borse sono. E che vuol dire? Non c'è nessun altro per cui queste cose vadano su e vadano giù. Cioè è un fatto un pochettino di che io sto dietro a una porta, passa uno e fa voilà, si spaventa e in un momento diciamo gli girano in un'altra maniera. Ecco, le borse girano in stessa maniera. Non ci sono sensi. Cioè, io sono stupido a nascondermi dietro a un anno. Ma è così che devo decidere per cambiare le cose. Che vuol dire che questa grande economia, questi grandi luminari, questi grandi economisti che sono a detta di loro stessi, sono bravissimi a prevedere il passato, gli economisti, lo dicono loro, lo dico io, è una cosa di questo genere. Prendo un micro piccolo impresa, poi per uscire da crisi un micro piccolo impresa. Io innanzitutto sono in quel territorio. Vado a cercare persone che in quel territorio sono capaci di fare le cose che faccio io. E che magari. E che vuol dire? Che un territorio certo, un territorio per la sua cultura materiale, per il saper fare delle persone. I lavoratori sono esperti, la conoscenza è diffusa, le risorse locali, ma io investo su quel territorio. Ecco il motivo. L'attività è durevole, il mercato locale e la conoscenza locale. Tolgo queste. Sono senza anni. Cioè, non ho cosa fare. Cioè, aspetto il primo che è dietro un angolo che mi spaventi. L'economia si basa su questo. E non rendo molto semplice, non sono un economista, quindi le posso dire tutti coloro che pensano. Sono un architetto, sono un designer, quindi, ma sono abituato a fare progetti e capire come un progetto si può realizzare, può avere una possibilità di diffusione. Allora, si è verificato una cosa, da come torno. Cioè, ricomincio di nuovo, non nella situazione. Analizzare che cosa è.
E analizzando su queste cose, ecco quali sono stati i dati del 2012. In incremento di quadri di visitatori, in decremento, guardate, la differenza dei rifiuti. Ma guardate anche la differenza dal 16, quasi 60%, 59% di raccolta differenziata. Vedete come questo genera da 1,9, siamo andati a 7,5, sempre niente, ma però guardate il prezzo, da 0,47 c'è mezzo chilo, 1,5, cioè tanto per dire queste piccole situazioni. Vuol dire che si è cominciato a ragionare su chi generava questi rifiuti. E chi generava questi rifiuti? Essendo un solo del gusto, la gente andava a mangiare le cose, ma non è che io andavo in uno stand, andavo a fare una pazza, ma e io mangiavo piatti con polistirolo, mangiavo un piatto con polistirolo, come ben sapete nel comune, se è sporco non lo posso mettere nella raccolta differenziata, e poi metto il polistirolo o cosa. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato che tipo di alternativa ci fosse a questa situazione, e quindi che ci fosse un output, questo output si trasformasse invece in input per altre cose. Plastiche non noi, con l'Homont, quindi materie, bioplastiche, e capite bene che sia con olio o senza olio, lo ficco assieme alla raccolta differenziata, ecco che tutto si migliora, ma nello stesso tempo, per esempio, ci sono anche studiati il salone del gusto, era con, non mi ricordo più, mi sembra 500.000 metri quadri di moquette. Dico, ma veramente non lo so, del gusto, mica per guardare le moquette, per guardare i cibi, per mangiare i cibi. E l'abbiamo tolta, ma gli abbiamo scritto alle pareti, entrando, guarda te, non c'è la moquette. Tutti quanti dicono, faccio una bella fiera, lo faccio, un moquette per tutti. E dico, ma è la fiera della moquette o è qualche cos'altro nel paese? Allora, lavorando su queste cose, si è cominciato a capire, non mi per aiutare di stare lì a essere troppo tenuto, e capite che in conseguenza cambiano tutte le situazioni. Perché il salone del gusto con 220.000 visitatori, guardate le tonnellate, in 5 giorni. 5 giorni per una città è una cifra non da poco. Allora, questo è un risultato. Se andiamo a vedere, per esempio, delle altre attività, cominciamo a entrare sulle attività che forse possono interessare, di produzione agricola. Dici, ma tu sei un designer perché parli di produzione agricola? Mi sono posto un problema, mi serve il telefono o quello che mangio al mattino, mezzogiorno, alla sera? Devo capire qual è la priorità. Il cibo è la priorità base della nostra vita. Quando io capito quali sono i problemi connessi al cibo e ho un altro atteggiamento sul cibo, di conseguenza poi tutte le altre cose possono arrivare. Perché se cambio il telefono, faccio. Può essere il telefono più interessante di questo mondo, più riciclabile di questo mondo, però non ho tanti rapporti. Il cibo lo metto dentro. Allora, abbiamo cominciato a vedere la produzione, per esempio, di una cooperativa, poco fruite, che è vicino a Torino, a Pinerolo. Giro d'affari, 7 milioni e mezzo. Quando sono andato a trovare, ma io agisco tanto per dirvi con gli studenti, cioè noi mettiamo gli studenti nella punta più avanzata della nostra ricerca, quindi quando sono andati di qua io gli ho portato 80-90 studenti a vedere queste cose. Il 99% la GDO e l'1% ambientale. La differenza tra questo e questo è enorme. È vero che questi qui mi fanno un contratto per 3 anni e mi comprano qualunque cosa, però mi dicono, quando noi andiamo a comprare le mele, che questo qui, le mele, mi pagano dalle 30 ai 40 centesimi al chilo. Vi
fatti pagare quanti centesimi di livello, ma neanche Gesù Bambino lo fa, ma non costa niente, perché è generatore. Allora vuol dire che la differenza tra il grosso e il dettaglio, c'è una cosa molto forte: la GDO, grande distribuzione organizzata, vive sulla speculazione, cioè la differenza di quello che paga e quello che vende. Quindi è un fatto speculativo. Ecco, intendo speculativo una cosa di questo genere. Al dettaglio, questi qui, l'1% vende 7 milioni e mezzo, 75 mila euro, che si fa, siamo proprio a carità. Allora, vedendo questa situazione, vedendo anche che qui dentro, per avere tutte queste produzioni, io sono interessato qui dentro, visto che mi pagano centesimi, qualche decina di centesimi per ogni chilo, io devo vendere il più possibile. E allora cosa devo fare? Uso il più possibile di pesticidi, ammazzo tutto quello che c'è possibile immaginare, sperando con una frutta, certo, di far venire la frutta il più che posso, perché la mia economia è solo su numerica, quantitativa in questo senso. Noi abbiamo fatto con l'approccio sistemico, ecco, sta cambiando tutto. Uno è cambiato questa logica nei 5 anni. I dati, noi non siamo capaci a fare economia, ma possiamo fare economia, abbiamo la consulenza di Deloitte. E c'è un socio di Deloitte che insegna da noi. Deloitte è una delle più grosse società di consulenza che esistono nel mondo per la certificazione dei bilanci. Allora, è interessante. Sotto per avere certe. Allora, per esserci chiaro, facciamo 20% qui, 20% qui. Allora, se io vendo nei 5 anni a 20%, cioè la mia quota è 20%, e mi tengo un altro 20% che non posso vendere al dettaglio soltanto, per esempio, dei gruppi di acquisto, io passo da 0,40 a 2 euro al chilo. E capite immediatamente che le cose cambiano radicalmente. E queste persone, io non le vado a cercare dall'altra parte del mondo, ma neanche per idea, me ne guardo attorno, le persone che sono interessate a comprare le cose che io produco, perché sono da questi qui che spediscono tutto il mondo. Ma soprattutto questo altro 60%, 20 e 20, ho un 60% che io posso gestire in una maniera molto più redditizia, in un agriturismo, in un negozio, un mercato o un spazio di autofruzione, cioè lavoro sul mio territorio, che vado sui mercati e vendo al prezzo pieno. Vendendo a prezzo pieno io riesco ad avere, guardate, da 7 milioni e mezzo 22 milioni e mezzo. Poi dice, ma troppo, tagliamo, mettiamo anche 1 milione per la ricerca, arriviamo a 18 milioni di euro. Ma non è finito, perché questi, 1 milione, quasi 1,8 milioni, sono i nuovi prodotti che nascono dal cosiddetto auto di un sistema che è di un altro. Quindi è un cambiamento di economia, però è anche un cambiamento che dà dei risultati che hanno un senso. Di qui in avanti, eliminando tutti i pesticidi, non è neanche biologico, è organico, che è biologico. È un po' come quello che ruba, cioè quello che ruba milioni e poi c'è l'altro che ruba un centesimo. Sono tutti uguali. Allora, o si mettono i pesticidi o non si mettono i pesticidi. O rubo o non posso fare una persona onesta, quindi bisogna cercare qual è. Ecco perché parlo di qualità. Sto in questa versante o in quest'altro versante. Questo chiarisce subito le cose. Diminuiscono le quantità, chiaramente diminuiscono le quantità, però aumentano, lo capite benissimo, le persone che si dedicano a questo e le persone che si dedicano a questo. Aumento fortemente i posti di lavoro. Non stresso il terreno, ma solo in relazione con il terreno. E soprattutto rendo i mercati che generalmente in tutte le città sono in crisi, perché c'è la presenza di grandi distribuzioni organizzate. Perché la grande distribuzione organizzata, lo sapete bene, è una banca. Voi comprate immediatamente, voi comprate e pagate immediatamente,
loro pagano a minimo 180 giorni, minimo. E che cosa vuol dire? Sono delle banche. Viene interessato a vendere i prodotti? No, sono interessati sui miei sui soldi che io no, perché li possono trattare. Immaginate 36, 12, 18, 6 mesi, a 6 mesi pagano. Allora capite che cosa vuol dire la differenza. Ecco perché c'è un flusso di denaro così interessante e tutti quanti sono interessati, decisori economici, politici e tutti quanti in questa situazione. Allora, ecco che cosa vuol dire, ne capite molto bene. Allora, bene, da questo che era un semplice attività, noi abbiamo capito che non è solo un'attività su cui bisognava andare a lavorare. Lavorare, abbiamo fatto un'esperienza su Alta Valcendona, quindi Giavello, Vazze e Valcendona. Sono circa 21.000 abitanti con queste caratteristiche. E se l'economia è fatta che io, questo è il mio territorio, e io invece di guardare il mio territorio mi giro dall'altra parte, capite bene che io compro da fuori e che cosa mi resta? Rifiuti e inquinamento sul mio territorio, perché io produco lì e poi spedisco dall'altra parte. E che cosa mi resta lì? Tutti i rifiuti che vi ho fatto vedere all'inizio e soprattutto tutto l'inquinamento che questi prodotti generano. Se invece io guardo che l'auto di un sistema diventa input di un altro, e questo le donne lo capiscono molto bene, perché hanno proprio il DNA a essere generatrici, noi uomini non lo abbiamo più tanto. Sono di cambiare per chiaro, cioè ognuno è collegato a tutti gli altri. Ed è molto interessante, perché immaginate Italia, prima che si dissipi tutto questo sistema, ce ne vuole. Ecco, quindi capite quella specie di palla fatta da giocare con i bambini che si rappresenta in questo modo. Prima capite benissimo che cosa vuol dire l'economia, che l'economia è fatta dai flussi di questo modo. E man mano poi vedrete che cosa succede. Oggi il territorio, non guardate questo, è questa cosa qua, la superficie agricola. Oggi il terreno produttivo è tutto pascolo, e guardate, frutta, verdura, i cereali, il sole, la pace, c'è uno sbilanciamento pazzesco. In effetti, ecco qui cosa l'Alta Valcendona sta producendo oggi. Quindi il 30% di verdura, il 30% di frutta, c'è una grande cosa che faccia sul 100% di funghi, già vedo, sono famosi per i funghi di Giavello. Però tutto il resto, i latticini, siamo in montagna, le mucche, 10%. Di vita cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un squilibrio, c'è qualcosa che funziona bene. 10% solo di energia autoprodotta e 100% di acqua. L'acqua è considerata presso un virus, cioè prendo e butto via. Difatti, se andiamo in un bagno, sia a casa nostra, sia in questa bellissimo castello, noi prima potremmo mettere la camicia e bere e siamo potabile. Soltanto che il nostro vizio è quello di non mettere la camicia potabile. Cioè, se vengono da noi perché dobbiamo potabile anche loro, guardate come assurdo di questo tipo. Allora, con un approccio sistemico in cui la superficie agricola utile diventa diversa, ma soprattutto guardate queste due cose, è 1000 si raddoppia quasi, ma guardate che cosa vuol dire. Vuol dire che si comincia a vedere che il territorio si comincia a utilizzare. Vuol dire che l'agricoltura, poche persone che lavorano in agricoltura. E se si tiene presente che l'agricoltura nel mondo all'80% è gestita da aziende familiari, questi sono dati di ONU e di grandi organismi internazionali, io comincio ad avere un bilanciamento corretto con il territorio in cui sono, ma soprattutto lo devo fare in base alla piramide alimentare, quello che noi abbiamo fatto in base alla piramide alimentare, perché è inutile che ci lamentiamo che siamo grassi, abbiamo diabete, abbiamo qui, abbiamo lì, abbiamo là, dipende da quello che mangiamo. Se io continuo a mangiare dolce tutti i giorni, se continuo a avere delle vite
pieno di fruttosio, vendi coca, vendi tutti i soft drink, sono tutti a base di fruttosio. Il fruttosio non deriva dal frutto, quello che vendono nelle bevande, deriva dal mais. E il mais, lo sapete benissimo, è transgenico, perché devo fare tanto di quel mais, altrimenti non avrei sufficiente fruttosio da mettere. Allora, avendo una dieta equilibrata e quindi portando in maniera corretta, non abbiamo inventato noi, il Ministero della Salute che ci dice la corretta dieta alimentare. Allora, e una dieta alimentare anche corretta per gli altri animali, ecco il territorio, guardate, quasi dappertutto c'è il 100%. Vuol dire che il territorio dell'Alto Amazzonia può vivere del proprio territorio. Ecco perché l'ho chiamato potenzialità di un territorio. È logico che poi non possa avere tutto, che se ci sono le mucche non ci saranno anche tante galline, ci saranno degli alti e bassi, non potrò avere cereali a non finire, però perché sono in montagna e sono delle coltivazioni che non vanno bene. Però soprattutto guardando il territorio, non solo l'altro, il periodo di gestore, noi abbiamo visto che guardando la superficie, il 25% dei tetti delle case, ci sono i comuni che hanno fatto i piani e ci sono queste cose, se c'è del solare, con 75% di solare, 7% di idroelettrico, 18% di biodigestori, ma non mega biodigestore. Biodigestore è 20 kW. 20 kW, piccola frazione, e tutti quanti capiscono, non è la grande industria che si è messa vicino a casa, sono io che con i miei vicini contribuiamo a far esistere quel biodigestore. E soprattutto abbiamo utilizzo di affrontante del meno 80%, ridisegnando l'utilizzo dell'acqua in casa se arriva a quello. E soprattutto si ottiene anche un'acqua depurata, guardate, 600.000 metri cubi di acqua che può essere depurata. Sono delle cose normalissime, noi pensiamo che fare depurare l'acqua sia una cosa che è natura, cioè nel biodigestore, nel impianto di depurazione che abbiamo qui a Torino, e poi da Chieri si trova dall'altra parte, però lo sapete bene che è una raccogliente, ma lì dentro non c'è chissà cosa, c'è un mescolatore oppure degli esultatori di aria, il che vuol dire che si ossigena quella meno, che pian pianino quella ossigenazione elimina i batteri e si metabolizza, e da questo ne viene fuori del compost che può essere usato in agricoltura, solido e liquido, e nello stesso tempo se io faccio un biodigestore, lo faccio anaerobico, quindi chiuso tutto, io ho elettricità, ho calore e anche il decotto che... Allora, capite che è un altro approccio sul problema, ecco perché è la potenzialità del territorio. Ma se ho tutte queste cose a disposizione, perché tornare fuori? Perché tornare a comprare fuori? Questo è il problema. Allora, noi abbiamo fatto ancora un'altra cosa, abbiamo organizzato 24 attività, le abbiamo messe relazionate una all'altra, relazionandole una all'altra, cioè non ragioniamo sulla logica delle singole. Le singole attività, se io ragiono da solo, vivo da solo, ma se io comincio a connettermi con gli altri, io ho un rapporto razionale con tutti, ma soprattutto si genera questo, che 24 attività si generano anche 26. Guardate l'interesse, quindi è un effetto moltiplicativo, un effetto generativo, è lo stesso sistema, era quello che vi dicevo all'inizio di un tessuto. Un tessuto perché resiste? Perché ci sono coerenze uno con l'altro e quindi mi danno dei valori aggiunti. Che in economia, quindi nuovo l'elenco delle cose, ma soprattutto ecco, qui un confronto attuale, 5 milioni di euro, sistemico, 40 milioni di euro. Non so che cosa dire io così, che è caduto il metodo a vedere questi dati. E questi sono
dati che ha certificato di loro, che è d'accordo con il progetto. Però attività con 370, attività 610, ecco l'effetto di indicatore. Il 30%, chi è che non vuole aumentare il 30% la possibilità di produrre il proprio territorio? Gli addetti da 1.500 a 2.000, 35%, quasi eliminato i problemi della disoccupazione, che siamo sul 40%, cioè da 40-40% andiamo a 6-7-8%. Ma soprattutto le BT, che da 5 passa a 36 e le 24 nuove attività, 26 nuove attività, conteggiate un 15%, 5 milioni di euro. Abbiamo giocato a quote, facciamo metà, 20 milioni di euro, e tagli la metà, e dopo è dovuto stiamo tagliando dalla metà più la metà. Allora, vuol dire che ci sono dei rapporti completamente diversi, è un fatto autogenerativo, ho capito molto bene che se io metto in relazione le cose automaticamente, non a caso come si fanno con le piramidi umane in estate in Spagna, fanno quelle cose pazzesche che si tengono. Non è che c'è uno che è più grosso di tutti, da sotto c'è naziste o uno roccia, quello che è, uno dei fantastici 4 che adesso sono al Cina. È che tutti assieme riescono a dare una forza che diversamente da soli nessuno potrebbe avere. E capite bene che in queste logiche io devo cambiare il modo di guardare l'attività. Le attività non possono essere viste in maniera simile, le attività devono essere viste in maniera relazionale. Ma ne parliamo poi dopo. Allora, ecco, noi abbiamo detto, vabbè, dicevo, campagna, queste cose, sì, succede una cosa di questo genere. Ci siamo avvicinati a Torino, abbiamo lavorato per un anno su una delle peggiori situazioni di Torino, che è il quartiere nord-est, la Falchiera, cioè quello che non è più Torino, quello che non è ancora Settimo e quello che non è ancora San Mauro. Vi siete resi conto che tipo di ambito è Pescarito. Una cosa pazzesca che è un casino, cioè c'è di tutto, da nomadi, c'è di tutto, cioè, e nessuno dice ma è tuo, no, è tuo questo. La Lavazza addirittura, che è in Pescarito, è su tre comuni, cioè, è tra Torino, Settimo e San Paolo, quindi non c'è una pratica di vita, deve passare attraverso tre uffici tecnici, da spararsi, Può essere, lo può fare solo la base, che solo il suo facendo peggio. Speriamo che questi problemi non generino delle negatività. Allora nel merito, la periferia, però non è. Ci siamo resi conto che le cose funzionano bene. Allora nel merito, ma è interessante capire i problemi delle città. Le città bisogna sempre prendere tutto da fuori, i mercati si stanno chiudendo, si è in crisi. Dico, allora, proviamo a fare un'esperienza di prendere Torino, 800.000 abitanti, e prendere la prima e la seconda cintura. Io sono abituato a fare così con sui miei allievi e andiamo come su un mazzangone, mi guardavano come se fosse stata una Madonna del Dolore, che lì era pazza improvvisamente di notte per partire a lavorare su queste cose. Poi si appassionano e si va avanti. Allora, prima e seconda cintura torinese vuol dire 53 comuni, purtroppo voi non ci siete perché siete subito arrivati, se andiamo alla terza cintura ci siamo, però è la probabilità di allargarsi poco. 1.800.000 abitanti vuol dire 800.000, questa volta è la città che non comincia a capire, 800.000 abitanti a Torino, 1.000.000 è la prima e la seconda cintura, quindi cominciamo a ragionare in un'altra logica, chi è che comanda lì dentro? È la città o è la prima è la cintura? 13 milioni da 13. Io partecipo al territorio e comincio in un ristorante la stessa cosa. Immaginate la differenza di avere un ristoratore che parla con i suoi con delle persone del posto e invece parla con una piattaforma di logistica. Quindi il discorso c'è una piattaforma di logistica. Quanto mi costa? E bom, dall'altra che si sente, l'ultima volta mi ha dato le cose che secondo me non andavano bene e nasce questo rapporto.
un qualitativo che aumenta a tutti, è autogenerativo. Perché se io chiedo a un altro, l'altro migliora la sua produzione, io miglioro la mia produzione e aumento, miglioro i miei output e di conseguenza nasce tutto un territorio che è tutto in un'altra maniera. Quindi non so se riesco a fare, io sono sempre come gli stregoni, vedo delle cose, cioè io vedo delle cose qui dentro che hanno una capacità, una possibilità di, quando mi parlano di crisi che bisogna aumentare i consumi, dico ma siete matti aumentare i consumi, siamo sempre così importanti e allora mettiamoci anche i piedi così che purtroppo non ci chiudono anche la bocca, no? Allora, questo, ognuno fa il suo mestiere, però abbiamo un valore diverso. Le banche sono nate cercando di aiutare delle persone che lavoravano, ma nel 700, nel 700 è nato anche l'interesse, che è quello che frega tutte le persone. Io mi faccio dare i soldi, poi devo pagare l'interesse e io di sicuro nella mia attività in un anno non riesco, semmai riesco a pagare l'interesse, ma non riesco a pagare il tuo capitale, per cui continuo a indebitarmi. Questa è la logica, le banche sono nate rispetto alle banche centrali. Non lo dico io, lo dice un direttore della banca centrale, Bernardo Tea, che è stato il direttore della banca centrale del Belgio e anche il teorico sulla moneta parallela. Allora, se andiamo avanti, io cerco di dare degli schemi in modo tale da farvi capire le cose che io ho cercato di dare degli spunti, cerco di aprire delle finestre. Allora, in un territorio, se i produttori sono questi, cioè ci sono questi punti, ci sono dei trasformatori, sono questi altri, sono lo stesso territorio, ecco perché c'è questa pianta. Questi sono i venditori e questi sono i nuovi punti di mercato. Ma se io li vedo separati uno dall'altro, mi viene, come si dice in Piemonte, mi vengono a gomma, cioè mi dice, ma è possibile, non riesco a lavorare. Però se li vedo così, fantastico ragazzi, assieme tutti siamo. Ecco che cos'è la relazione uno con l'altro. È questo. E questo mi incide sul territorio, sulla società, sulla cultura, sulla logistica, sulle famiglie. Perché il territorio sarà sempre più forte, sarà valorizzato, la società sarà consapevole delle sue scelte, sarà più forte, sta meglio, la cultura aumenta il mio saper fare locale, non che non ci sono più, adesso Dino De Santis ha detto giusto ieri nella conferenza di Confartigianato, cerchiamo di far sì che i vecchi artigiani siano il mondo, ma gli artigiani devono resistere soprattutto, non che le decisioni politiche ed economiche li ammazzino. In questo senso, perché vanno dietro a dei grandi mercati. La logistica, ma se io guardo il mio territorio, che logistica ho? Se lei fa pomodori e io li compro a prezzo di mercato, ma me li faccio portare, lei è contento di portarsi il suo camioncino di pomodori a me che li vende. Poi cosa possiamo fare? Assieme, io mi metto in contatto, poi facciamo un consorzio di nostre due attività. E quando c'è qualcuno che ci ricopra, arrivano a me soldi bene. Prima abbiamo deciso come spartirci di queste cose, la percentuale, però ci spartiamo la percentuale con la terza dell'Italia. È diverso che spartirsi l'ingrosso. Perché sono l'ingrosso, ci sono quelli che fumano così, no? Immaginate. È niente. Cioè, mangio le ossa, non c'è neanche più le ossa a quel punto. E l'economia è solida, microeconomia, perché la microeconomia è quella che manda avanti il mercato vero, l'avete visto prima, 45% di giro d'affari italiani e noi posti di lavoro. Ma soprattutto, ecco perché parto dal cibo. Vi ricordate? Ecco, queste sono delle radici. Dove vanno queste radici? Vi ricordate all'inizio? Quindi è un po' un mino Michelin e l'altro che non mangia niente. Ma se queste radici mi vanno sul territorio, il territorio aumenta la propria cultura, aumenta, migliora le risorse e migliora il proprio saper fare. Questo è un modo di agire. Vi ho fatto vedere flussi, che sono i flussi anche delle radici, gli alberi mangiano con le radici,
rizoma che vanno a prendere le cose che ci sono nel terreno. Ma l'interessante è che potete capire come oggi una qualità è una cosa determinata. Ma un prodotto fantastico. Allora, la qualità europea cosa mi dice? Faccio un cartellino. Io miglioro il mondo. Vabbè, intanto che nessuno mi dice il contrario. Ma in una parte di un approccio sistemico, la qualità non è la certificazione, è una parte di un sistema. E sistema, io faccio parte di un sistema. Perché? Perché il mio prodotto è buono, il suo 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 prodotto è buono. Perché noi siamo relazionati l'uno con l'altro, perché chi è che ci spiega? Il rapporto output-input in queste cose. Vedete che cambia radicalmente il modo di concepire la qualità. La qualità è data, vi ricordate quando vi ho detto design sistemico, un sistema incide sul territorio, incide sui prodotti e incide sulla società. È in questo senso che si ottengono delle cose. Se vi fa piacere, questo è un libro micromacro, tanto per quello in giro l'economia, guarda la micromacro, penso che sa. È microimprese, quindi il complesso delle micro produzioni sistemiche che genera il mondo economico produttivo. Ho fatto un libro un po' strano, è un ipertesto, cioè è un messaggio e ho parlato con tutti gli esperti, da Deloitte, dei fisici, Tiello, del giudice, un mare di altri, e quando toccavo l'argomento che era, io toccavo un certo argomento, clicco di sopra e mi porta dall'altra parte che è l'esperto che mi fa, anche se parlo sempre io, mi ha detto figlio, mi ha detto guardare, mi ha detto rappresentante di che non sono più credibile. Allora ho fatto questa lavoro, solo e esclusivamente i parlo, non è stampato, c'è già l'editore che dice ma sì, così, devi fare queste cose, e se ne è mica tanto. E dico, senti, ma è solo il 4% del nostro giro. Stavo lì, mi spieghi come fanno dei link e mi connetto con tutti gli altri. Cioè, da un libro sì, posso connettermi con l'altra parte. Io ho detto, mi stampi tre libri. Perché io ho detto, mi stampi tre libri. Uno era il messaggio, poi c'erano i messaggi degli esperti e poi dei casi studio. E allora, guardando un libro, poi andavo là e andavo a vedere il dato. Non è che io sia un amante di ricerca che mi piace di più in maniera pazzesca. Non è una certa età, non è che io WhatsApp non so neanche cosa sia. E è interessante invece avere questa cosa, quindi leggendo una cosa io mi connetto con tutti gli altri, ma non sono io che lo dico, sono io con tutti gli altri. Che cosa faccio? Faccio le relazioni e ho cominciato a dialogare con i miei amici, con i fisici, con i miei medici, con tante altre persone che a questo punto tutti assieme dobbiamo ridefinire un paradigma culturale della nostra società. E in questo senso lo faccio vedere un po' in velocità, se no non è questo, devo uscire, c'è un'altra, scusate, che vedo se avete ancora tempo, se siete già stramazzati dalla... Allora, è un po' una sfida che ho fatto quest'anno passato, l'ho passato con gli studenti, ma sembrava sempre questo modo di ingegno, l'ho detto fino adesso, output, input, sì, fa tutte queste cose, però quali sono? Io dentro di me, se io quello che mi fa vedere, territorio, sono tutte queste cose. Bene, allora abbiamo fatto, quali sono le ricadute, il paradigma culturale? Allora, attualmente, l'economia si basa su queste cose, a livello globale le grandi imprese, le banche che stanno dietro alle grandi imprese, quelle piccole, se una piccola impresa, andate in banca, la prima cosa che fanno si mette cosa gira, e capite benissimo. E le situazioni si basano sul fatto che l'economia è basata in credito e dato. Se io ho qualcosa da impegnare, e dico, ma sono capace anch'io a fare la banca così.
Cioè, mi dici cos'è, mi chiedo i soldi, però io prendo le due cose. Cioè, che cavolo di economia è? Loro, no, quello c'è, quando mi dice ti piace vincere facile, e va, che fanno così. E poi, infatti, adesso, complice il governo, dico, andiamo male, hai 100.000 euro, hai 100.000 euro, diventi partecipe del mio fallimento. Io? Ma vengo con una stanza? Allora, e queste cose, scusate, cerco di un po' più leggero, ma sono dei sentimenti diffusi queste cose. Spero che non ci siano dei banchieri qua perché non sarebbero interessati a questo. Ecco invece l'economia sul territorio locale. Cominciate a vedere, abbiamo cercato di fare, adesso lo faremo sperando che questo forum mondiale sulla local economy ovviamente si faccia qui a Torino, noi facciamo questa mostra che si fa dell'approccio sistemico più questo paradigma. C'è una bella differenza tra quello di prima e quello di adesso. Quello di prima io non sapevo quale fosse il territorio, è il mondo. Qui io parlo di mondo, benessere condiviso, comincio ad avere tutte le relazioni. E comincia a fare un po', si rende visibile questa cosa. Se vado a vedere il modello societario, ve lo faccio in una maniera un po' più semplice, le società di capitali. C'è il consiglio di amministrazione che decide le cose, che è separato dalla dirigenza. La dirigenza non ha nessun potere sul consiglio di amministrazione, eseguono quello che gli dicono gli altri. Questi dicono, fanno i progetti e li mettono in pratica. Questi qui, devono fare quello che gli ha detto il direttore, perché i direttori devono fare quello che gli ha detto gli altri. Chi comanda è il capitale. Che cosa vuol dire? Che questi qui non sanno minimamente perché devono fare le cose. Questi qui sono in mezzo a questi due, quindi capite che là si basa, qualunque amministratore delegato di una società dura già i 3-4 anni e dipende dai risultati, quelli che loro dicono performances economiche, cioè dai denari che in 4 anni faccio arrivare ai soci. Allora, interesse sono sui soldi. Chi se ne frega di questo, chi se ne frega di questo, io prendo delle decisioni che mi diano il massimo del profitto. Guardiamo una piccola impresa. C'è un signore, ha un'idea, è in un territorio, tipo Chieri, ma non è che lo risolva per conto suo, generalmente ne parla con chi lo disegna, c'è una condivisione tra la proprietà e il realizzatore. C'è una condivisione di queste due cose per ottenere il risultato. E qui questi cominciano ad essere motivati perché fanno parte di, si sentono parte di una squadra, questi si sentono dei numeri. C'è un'altra situazione che è la cooperativa, in cui non vediamo le cooperative di cui percorrono, che sono le trasformazioni negative delle cooperative, sono le persone, cioè è un raggruppamento di persone. Un insieme di persone che si mettono insieme per risolvere qualche cosa. Per cui vedete come dalla quantità della speculazione in qualche modo si valorizza il fatto che le persone vengono messe pagate e la qualità del lavoro. Se voi andate a vedere sull'approccio sistemico, è molto vicino a un fatto di cooperativa. Ognuno, uno, due, tre, quattro che arrivano sul mercato e che qui c'è il consumatore. Ricordate quello che dicevo prima, se io vado al mercato e pago le cose a questo prezzo, se tra loro esiste un rapporto di speculazione tra il grosso dettaglio, guardate sulla differenza l'uno con l'altro, è una morte reciproca. Se invece io questo prezzo di dettaglio lo divido, prima dico quali sono le percentuali e io mi vedo tutelato dalla mia percentuale, dico io prendo questo, cioè ci si mette d'accordo, allora i soldi di questo vengono ripartiti liberamente tutti quanti. Capite che cambia radicalmente. Vi dicevo di Inalpi. Inalpi è un'industria che fa la però il latifondere ha degli impianti che viaggiano 365 giorni all'anno, non c'è festa, non c'è Natale, non c'è Capodanno, non c'è Epifania, non c'è ferie, niente, devono sempre funzionare come un altro forno.
avere una forte, devo essere sicuro del latte che mi arriva. Adesso non so le cifre, ma sono 400 produttori di latte. Mi sembra siano un... allora, 400 conferiscono latte ai Inalpi. Inalpi ha due grandi clienti, uno è Ferrero e poi ce n'è un altro. Quello che tutti quanti hanno fatto un patto sociale, hanno detto, cioè Inalpi ha detto, tu mi dai il latte, tu mi copri questa cosa. Allora, noi chiediamo niente terzo di dirci qual è il prezzo del latte, all'inizio. E generalmente il prezzo del latte è sui 37, 38, 35, 37, 38. Mentre terza, che l'Università di Pavia definisce anno per anno il latte, il prezzo del latte. E viene pagato 41, 42, 43. Quindi quello lì che produce diciamo, in tempo, qualche centesimo in più, piuttosto che niente, ma piuttosto, no? Allora, gli danno il latte. Questo qui lo trasforma e lo vende al cliente finale. Il 100% del mio incarno, il 36% del mio giro ai produttori. Pensate che quelli di uomo dormino? No. Cosa vuol dire? Hanno fatto una politica relazionale dicendo tu produci, io trasformo quell'altra cosa, quello che l'altro mi dà, noi ce lo dividiamo in maniera corretta. Fanno le feste una volta all'anno, in fabbrica, tutti contenti come del fatto. Prima qualche centesimo in più, ma soprattutto quando l'altro mi compra le cose mi ritorna il 36%. Allora, è la stessa cosa. Allora io lo prendo come esempio perché se tu giro di stadino, giro pista, sei un turista, no, sei no, sei una che ma allora ti dico, ci sono degli esempi, guardo il mondo come funziona. E se si fa una cosa di questo genere, capite come moltiplicando questa cosa, che cosa vuol dire? Vuol dire che io riduco drasticamente le produzioni e quindi non stresso i terreni, ma lavoro in maniera corretta. Le mele non le tolgo a settembre, quando devo raccogliere, quando le foglie sono cadute dagli alberi e le mele sono mature, e le metto nei frigo. Questo è il quindi cominciano a nascere tutti gli altri rapporti relazionali. Per esempio la distribuzione, ecco che cosa succede. Sono delle piattaforme di distribuzione. Perché ci sono tante opposizioni alle infrastrutture che vengono fatte? Le infrastrutture che vengono fatte sono per far sì che le piattaforme di logistica costano delle barche di soldi, le piattaforme di logistica. E allora, come di solito, la forma di logistica vuole che funzionino sempre di più e quindi interviene sui governi, su tutto, in modo tale che queste aumentano sempre di più. Ecco che cosa succede. Una cosa di questo genere, cioè che non riesco più a capire da dove mi arrivano le cose. Approccio sistema. Ah, cambia musica, eh? Vedete come cambia musica? Cioè, è il mio territorio. Camioncino. Radicalmente il modo di agire. La vendita che la CDO mi ammazza tutti i negozi, mentre qua è un rapporto nazionale dove io ho un rapporto di fiducia tra chi produce e chi compra, perché chi vende è quello che produce. Oggi al mercato è chi vende sovente vende le cose che compra, non vende le cose che tanto per farvi un esempio, nei mercati si paga la raccolta rifiuti, i produttori pagano circa a Torino in generale, in un mercato uno che ha dei prodotti agricoli, frutta e verdura, paga 600 euro. Chi vende quello che compra paga 2500 euro. Allora vuol dire che il mondo dice benissimo, ma anche voi a chi è? Perché? Perché se io sono un produttore, io mi porto indietro tutto quanto la parità, dall'altro se io ho raggiunto un certo livello di guadagno, ma chi se ne frega?
ma che qualcun altro lo faccia. Allora, per chi se ne frega, no? È una cosa di tutti, perché la terra è di tutti, non è una cosa, abbiamo 800.000 mondi da utilizzare. Ecco quello che voglio dire. La stessa cosa è nella comunicazione. Noi siamo un bersaglio virtuale, cioè target tradotto vuol dire bersaglio. Avete presente chi è quel San Domenico che va tutto a Sebastiano? Noi siamo così. Solo che siamo trafitti da delle comunicazioni che quasi non percepiamo, subliminalmente non percepiamo, ma che non ci accorgiamo, e poi compriamo una certa cosa. Perché siamo. Compriamo dei prodotti che ci fanno sentire più importanti, e quindi il prodotto dice cosa sono io, ma io non sono mica le cose che ho addosso, sono quelle che ci ho detto alla mia testa, e quindi la comunicazione è un'altra cosa. La comunicazione è parlare di territorio e parlare di come funziona il mio territorio. Il marketing, che oggi vede un incremento di vendita in questo modo e cerca di vendere il più possibile un frigo anche in Groenlandia, un freezer anche in Groenlandia come anche in all'Equatore. Il marketing è questo qui, quindi il marketing è comunitario, è un community, cioè parlare di comunità, è molto diverso. Lo vedete come paradigma culturale. Un'altra cosa interessante è l'accumulo per la moneta. La moneta parallela, invece, che vuol dire valorizzare il proprio tempo, vuol dire che c'è uno scambio di tempo, io guadagno dei crediti in base, io do un oro, un altro, e che cos'ho? Io faccio muovere un territorio, perché io rispondo alle esigenze di quel territorio. E non è che la moneta parallela è uguale per tutti. Magari a Chieri, in certi posti, c'è una moneta parallela che risponde a certe necessità, da un'altra parte, da altre parti. Noi abbiamo fatto il venerdì, che ci trovo una tesi, con dei ragazzi che hanno fatto proprio della moneta parallela su tre o quattro situazioni di Torino. Uno è Moi, dove è stato occupato da dei profughi, con tutti i problemi che ci sono. Un altro sui mercati, un altro su una cittadina fuori, una cittadina più piccola di Chieri, al di sotto dei 10.000 abitanti, diventa un fattore condiviso. Allora, vedete che sono dei meccanismi che ognuno dà il proprio tempo agli altri. Non esistono anche i disoccupati. Chi non ha lavoro ha a disposizione di tempo e può, o porta i bambini, o porta un ragazzo per terra, o aggiusto per altre cose, e guadagnano dei crediti. I crediti li spendo solo. La comunità decide che tu puoi cambiare quei crediti in quel negozio per comprare un determinato prodotto, beni di consumo, che cosa vuol dire? Io con quei crediti, innanzitutto, ho migliorato la mia società, ma allo stesso tempo compro i prodotti del territorio, perché non posso vincolare. E allora capite che, ecco, come queste cose risolvono delle situazioni. E capite benissimo che l'imballaggio attualmente terziario, secondario, primario, per forza devo avere tutta questa maratona di leggi che mi dicono la differenza tra terziario, secondario e primario. Perché? Perché devo mandare per NAM, per aereo e cose di questo genere. Ecco, se vado qui, scompare, perché i trasporti cambiano tutto, che la logistica cambiate, cambierà tutto, cioè nasce. Attenzione, non sono un mito. Non sto dicendo che la visione è una visione che è condivisa, in cui tutti quanti si sentono parte di un sistema. Se li mettete tutti assieme, attualmente i valori che tengono assieme la società, il capitale comunitario, la competizione, la gerarchia, la quantità e la globalizzazione, questo è un nuvolo di valori che vi dico i principali. E se lo devo rappresentare, lo rappresento così. Questo cerca di mangiare tutti gli altri. Pensate che quello là, arancione, la sua cima, questo qui, che lo vedete con quella cosa che gira quando gli arriva. Questo qui, quando sta per mangiare, lui, colpo di colpo, gli è dietro a questo qua. Che vuol dire che, immaginate di avere un transatlantico e una canoa. Devono fare inversione. La canoa è già dall'altra parte. Transatlantico, prima che abbia fatto l'inversione,
capite che cosa vuol dire cambiare, fare l'inversione, vuol dire cambiare il modello produttivo, il modello economico, tutte queste cose. E Canova ha già fatto, no, non si può fare, perché si adatta, è flessibile, ecco che cosa. Se invece i valori sono di questo genere, collaborazione, sicurezza, qualità, cura, benessere condiviso, è una cosa di questo genere, per cui il tratto veramente da esce, cioè questi dei sistemi, ecco, l'output di un sistema diventa input di un altro, cioè che tutti assieme facciamo delle cose, ma tutti assieme generiamo anche delle cose diverse, degli uccelli, sono dei pesci o cose di questo genere. Se avete presente i segni di Escher, vi rendete conto di cosa voglio dire. Ecco, è in questo senso che questo è il risultato finale della società in un'altra maniera. Mi ho fatto fare una corsa pazzesca in questo senso, ma spero di avervi dato delle indicazioni, sono pronto a rispondere. Io quando comincio a parlare non faccio più basta, se posso essere utile, se non avete capito qualcosa posso darvi delle spiegazioni, spero solo di essere stato sufficientemente chiaro nel dire le possibilità o le potenzialità che un approccio di questo genere sta facendo. Noi lo stiamo facendo non con tutto metodo, perché stiamo facendo dei lavori nei Paesi Baschi, sul territorio grosso come Giavello, c'è chiamato, e stiamo facendo, applicando anche prossime settimane, anche con Agnese e un altro, andremo a presentare questo lavoro che ci hanno commissionato e poi finirà a gennaio, cioè le potenzialità del territorio. Lo stesso stiamo facendo e sono molto felice che una grossa azienda, io come avete capito non è che sia amante dei grandi aziende, ma le grandi aziende stanno sempre di più capendo che è un loro problema oggi trovare le risorse. E c'è una grossa azienda alimentare, l'Ucciaia francese, che 800 addetti, 5 siti produttivi, che ci ha chiesto come l'approccio sistemico può cambiare. Domani ci sarà l'amministratore delegato qui e presentiamo dei risultati di lavoro. Capite che non posso oggi parlare, ma stanno capendo sempre di più che se vogliono migliorare non è andando sul mercato globale comprando, sottraendo risorse dagli altri, perché c'è una fluttuazione terribile. Stiamo vedendo che facendo sul territorio diventa stabile, solido, resiliente nel tempo e con futuro. È questo. C'è anche un'altra grossa azienda tessile con la quale stiamo cominciando a lavorare, è grossissima, e stanno cominciando a capire che stanno facendo delle start-up che cominciano a fare in un'altra maniera. Allora, era quello che vi avevo detto all'inizio, noi stiamo per la prossima settimana, no, a ottobre, ci sarà un workshop in cui lanceremo questo l'incubatore, l'incubatore sistemico. Perché il motore oggi è fatto da aziende, cioè da persone che vogliono fare la propria azienda senza guardare gli altri. Cioè dice, io ho successo con il motore, noi stiamo dicendo il peggio. Sì, facciamo il motore. Ma un incipramonte dice, sei cretino? Ok, va bene. Ma sono cretini, sono dei cretini, poi cadono dei cretini che pensano al futuro. Allora, è questo il rapporto che nasce. Allora, è su persone che devono capire come prendere le persone oggi, le imprese oggi, e essere un motore per fare uno sviluppo futuro. Questo è quello che io faccio, ed è quello che faccio e continuo a fare. No, a caso io il prossimo anno smetto di fare il professore per raggiunti i limiti di età, e ho già una fondazione che si chiama Approccio Sistemico, Sistemi di Approccio, quindi va avanti. Questa è la logica. Non è stato giusto perché neanche io. Ma non è vero. Non ho fatto mancare stasera. Provo un attimino a dire. Grazie. Non ti sanno già il motivo che ci troviamo qui, avete capito, avete intuito. Vi parlo un po' del passato. Io negli anni 80 stavo seguendo un corso di seminari che è stato su
superiore di organizzazione e sentivo il bisogno di avere una formazione sistemica. E avevo chiesto a un consulente famoso, Guarisi, che ovviamente tutti conoscono, di tenermi, aggiornarmi su un modello sistemico. E mi promise allora di, che mi avrebbe spiegato qualcosa di più del modello sistemico, naturalmente, una promessa che non potrò dire sul seguito. Nel 2002 ricevetti l'incarico, dove lavoravo, di non far chiudere la divisione italiana di Pianezza, che perdeva 2 milioni di euro. Il metodo che utilizzai, un metodo naturalmente molto artigianale mio, non solo dalla cultura dell'università e di Gino, provai a applicare appunto quello che per me era istintivo, cioè fare rete. Io ho stato 7 anni con Babello, con ciò che insegnavo per uscire dalle altre rete, bisognava fare rete, e quindi quello, il mio lavoro era un lavoro trasversale di settore dell'azienda, la logistica, le vendite, eccetera, eccetera, quindi ho cercato di lavorare con quell'ottica. Siamo passati da 2 milioni di euro in perdita a 2 milioni di in positivo, e senza lasciare a casa una persona, migliorando le relazioni tra i diversi enti, ma eliminando soprattutto gli sprechi. In un'ottica diversa, possiamo fare certe cose, però diciamo che questo era un modello. Risultato, due risultati, i soldi risparmiati, che sono serviti a costruire uno stabilimento gemello in pubblica, eccetera, lavoro, ecco perché la difficoltà in un contesto di grosse aziende di, come dire, di rispecchiarti nel tuo lavoro. Io lavoravo, c'erano 460 persone che rischiavano il posto, ho sacrificato i miei bambini piccoli, la mia famiglia per ottenere quel risultato insieme a tanti altri naturalmente, ed ecco che la multinazionale decide senza dei limiti naturalmente che quei soldi, quella differenza servivano a costruire un altro stabilimento che faceva esattamente le stesse cose che c'era il posto. Dall'altra parte mi piace di morte, mi ha telefonato, mi ha minacciato di morte a casa perché io lavoro con una serie di equilibri e di mafie che invece erano interessate al loro piccolo orticello, quindi andando a rompere questi equilibri cercando di creare questa rete. Ecco perché mi sono innamorato del modello sistemico di Gino e di tutte queste cose, perché c'è dietro una teoria, un metodo, c'è tutto un metodo che porta ad avere, infatti io in maniera molto a destra, in maniera molto empirica, cercate di realizzare che hanno portato dei risultati, ma che non erano sostenuti da una teoria molto più evoluta e molto più sistematica rispetto a quelli che erano i tempi. L'evoluzione mia è stata, cerchiamo di fare un'attività che rispecchi il territorio, che rispecchi le persone, integrando, ti ricordi, il mio ristorante a chilometro zero, eccetera, eccetera. Ma quando sei in un sistema che ha difficoltà a capire l'importanza di collaborare, di lavorare assieme, ecco che tu sei un po' inutile nel mantello, tu da una parte cerchi di fare tante cose, ma il sistema non è resiliente e quindi tu diventi hanno più di quello che devi spedire. O di mettere tu il peso di non avere un'economia solidale, un'economia distribuita in rete, quindi sia abbastanza forte la regione, ma non ha nessun senso, oppure di distribuirlo. Ecco la mia scelta poi di non proseguire in quell'attività, di cambiare. Da lì la voglia di come dire, lavorare in un territorio, essere al servizio di un territorio con tutte le persone cariche in questi anni e che hanno una sensibilità, una capacità rispetto a vedere queste cose, capire come andare oltre e provare un mondo nuovo che ci aspetta e che di fronte a tutti quelli che parlano di crisi, ecco, la crisi sì, è qualcosa che porta a un cambiamento e qui abbiamo visto come si può cambiare, come si può stare tutti quanti. Quindi l'idea del territorio del Chiarese è proprio quella di cercare di in qualche modo realizzare questa economia orizzontale. L'opportunità nasce anche dalla regione che in questo momento crede nella blue economy e che quindi sta creando una sorta di contenitore con altri paesi, poi Rino con la Dinca, Pancanello con la Menta, Pianezza con la Menta complementare, che sembra una cosa così strana, invece è veramente importante, la Susa, la Sangone, e quindi far entrare anche Chieri in questo contenitore, davvero, come dire, a me non piace l'idea di essere finanziato per fare qualche cosa. Ma d'altra parte l'inerzia bisogna superare in qualche modo, dobbiamo in qualche modo avere quel fiato iniziale che serve e anziché affidarci a delle banche, visto che abbiamo definito prima, forse meglio in questa fase affidarsi a un altro strumento. Volevo solo fare questo appello che qualcuno di voi già conosce. E detto anche in sintesi, noi appunto siamo stati chiamati dalla regione, stanno scendendo è nato questo protocollo di intesa che è firmato tra noi e la regione e su questo protocollo di intesa con questa finalità della nuova economia dell'approccio sistemico
si collegano tutta una serie di comuni. Questo per poter far sì che in un futuro ci saranno i prossimi bandi europei, ci siano già delle ambiti territoriali sollecitati e disponibili, per cui siamo pronti per poter far partire queste situazioni. Ecco, e questo è quello che è nato. E questo richiede un supporto? Che è nato dalla Valsangone, da queste cose che vi ho fatto vedere, pian pianino i decisori politici cominciano a capire queste cose e si comincia a capire che cose devono cambiare. Anche perché, come vi ho detto, le grandi imprese, le imprese globali, stanno sempre di più pensando al loro futuro. È un problema non da poco, perché è solo di non sopravvivenza. E sicuramente questo è un fenomeno culturale, ecco perché abbiamo qualcuno che arriva dal mondo della scuola, qualche amico con cui stiamo facendo un progetto nelle scuole per andare a parlare, a cominciare a mettere qualche seme rispetto a quello, perché questo che ti aspetta è anche un cambiamento culturale, e quindi è importante che incominciamo a, e quindi capite perché Claudio, Roberta cerchiamo di fare un lavoro con le scuole, Mariangela, tu già hai fatto una cosa eccezionale nel giuritti, tra l'altro sul barriere, il cibo, il nuovo. Ma tu non so se hai previsto l'intervento del pubblico. Volevo dire, siccome tanto credo che ho sentito ha a che fare col cibo, perché di là partiamo. Mi veniva l'idea che fare uno studio simile sulle aziende ristorative, nel senso, quanto sia possibile e vantaggioso creare queste reti, no? Ma non insegnare nelle scuole alberghiere, perché è un po' il limite, nel senso che noi nella scuola abbiamo i programmi, che sempre è vero che sulla carta il Ministero dice non è il programma, sono le competenze, ma in realtà poi all'esame di Stato chiedono i contenuti, no? E non tanto qua. Però noi insegnanti stessi facciamo molta fatica a staccarci lì, a capire, a immaginare che dietro ci possa essere una cosa del genere. E insegnare queste cose, non so, il mondo alberghiero della scuola alberghiera secondo me potrebbe essere interessante come... sono convinto. Io ho fatto diverse tesi, cioè sono più di 20 anni, ma sono 30 più anni che lavoro, perché se il prossimo anno finisco ho 70 anni, e quindi sono più di 30 anni. Ho fatto il primo ricerca sul fine vita dei prodotti e mi sono reso conto che non potevo andare a fine vita per cambiare il prodotto, perché è un po' come andarsi a ricaricare in una casa di riposo, e dico sì, cosa posso fare io? Che sono a capolinea, come me, e me ne ho andata nelle scuole elementari, medie, che ho andato a cambiare. Allora, ecco perché mi sono cambiato, cioè dall'inizio, alla prima ricerca, ho girato in questo mondo, e poi perché mi sono andato sul cibo. E ho provato a fare l'approccio estetico, non potevo automaticamente far vedere cose che avete visto qui in fondo. Sono un percorso di 20 anni che bisogna cercare di vedere come si cambia un sistema, per vedere un altro, testare diversi sistemi, ma tu sei sempre giusto, mi hanno lavorato il nome delle aziende meccaniche o altro, si è avuto degli ottimi risultati. Però mi sono reso conto che il vero problema non era cambiare i singoli, era cambiare i singoli parlassero, e che se li metti in contatto nasceva quello che io chiamo il sistema di sistemi. Ecco perché sono Valsangone 24/97, quindi diventano tutti lì. Allora, parallelamente quindi è far capire che il territorio non è cambiando i singoli, perché io devo cambiare la logica che connette i singoli, che i singoli devono razionare. Ma soprattutto vorrei fare anche delle tesi, in particolare, quindi questo è un filone che va avanti, quindi diventa sempre più complicato. Adesso farò anche l'agricoltura, ma con tutte le connessioni che esistono, dalla meccanica, tutto quello che concerne. E sto facendo un esempio sui pannolini dei bambini, delle donne, degli anziani, adesso non ce l'ho ancora, non so se vale tu. I pannolini è una cosa terrificante quello che si butta via, potrebbe invece diventare qualche cosa che invece genera agricoltura, nel cioè
delle cadute sta diventando un problema enorme, quindi pur essendo un singolo ho imparato a fare un collegato. E abbiamo provato a fare anche un ristorante con l'approccio sistemico, perché se io apro un ristorante o un bar, un biglietto, guardo i soldi che in tasca, mai guardo il territorio che sono. Allora, se un ristorante nasce sul rapporto relazionale con gli altri, abbiamo fatto anche un approfondimento sulla cucina, che gli è seduta anche l'acqua di cottura, serve per fare una minestra, come ha sempre fatto le nostre nonne, si facevano delle altre cose, non che butto via il lavandino a letto, 90 gradi partiti che io ho pagato nella mia, mi pago con la mia bolletta, e butto via l'acqua con dei sali e con dell'acqua. Allora, se si organizza in qualche modo, se poi il menù è relazionato, cioè è sistemico, per cui c'è il menù in cui io scelgo una cosa, quella cosa può essere con altre relazioni. Se io mangio quelle cose che sono in relazione, abbiamo visto che c'è la possibilità di fare uno sconto per il cliente del 5-10% a seconda delle cose che c'è. È tutto un altro mondo, per cui coinvolgo quello che viene al ristorante e dice, ma senti, dice come, io così, così. Innanzitutto capisco che una cosa può generare un'altra camionetta, può fare anche un'altra cosa. Ma soprattutto quando pago in una maniera diversa, perché pago meno se ho seguito un percorso sistemico, che quindi antipasto, primo, secondo e frutta o dolce. Però può essere interessante, allora è tutta una logica completamente diversa. E soprattutto io ho un legame molto forte con i miei artigiani o quelli che mi fornivano delle risorse. Nelle scuole, alberghiere, magari tutti quanti vanno a chef, questi programmi pornografici di cucina. Dice giustamente Pedrini, i grandi chef, i veri chef, hanno dei prodotti particolari e che curano loro, sono messi di andare da alcuni. C'è una Torino che ha fatto adesso l'orto del ristorante, chi è chef? Come leo, non mi ricordo più, ma anche la ferreria c'è questa. Allora vuol dire che il Pedrino sta facendo un po' diverso di guardare le cose che sono. E io faccio tesoro di queste relazioni nel mio ristorante, nel mio vino. Non devo essere un grande chef, devo essere una persona onesta che è capace di farlo mangiare e che dà agli altri non una cosa per guadagnare dei soldi. Perché oggi ecco perché è porco cucina, perché incentivano tutti ad andare a fare i chef per prendere dei soldi. Quando uno va a mangiare o da scalino da qualche altra parte comincia da 100 in su a pagare. E chi sono le prezze? Ci sono le persone che sono possono permettere, ma secondo me si può fare anche una cucina molto povera e l'hanno fatto a scienze gastronomiche, hanno invitato 20 chef di tutto il mondo e hanno chiesto a tutti di fare dei piatti con gli avanzi della cucina. Io ho mangiato due volte lì, una volta che c'era questa che si chiama Santa Maria, come si chiama, questa chef, questa donna, questa cuoca brasiliana, con dosi di patate, certo che con dosi di patate, non posso prendere le patate che sono tirate su con i pesticidi, perché avere spesso il pietro verde a chi? Allora, scambio stesso ha fatto delle cose eccezionali. Allora bisogna capire che i prodotti possono essere fatti non andando a comprare e usando il meglio di quello che c'è. Attenzione, che di un carciofo io non devo mangiare solo l'interno, devo mangiare anche il frullato, devo mangiare anche il capo che c'è, posso prendere i frullati, questo e quell'altro. Che se oggi mi costa 3 euro al chilo e mi butto via il 50%, mi costa 6 euro al chilo. Abbiamo fatto un corso
utilizzando i cugini, tutto quello che si compra si risparmia circa 1.500 euro all'anno. Bello. Allora, da una parte bisogna insegnare le cose, dall'altra parte bisogna parlare a capire che ci sono il cavolo, non è che ha toccato l'editoria, la buccia, serve, però non lo posso mangiare se non ci sono i cieli sopra, se non ci sono. Allora nasce una conoscenza molto più approfondita, perché è una conoscenza tra